Allora, intanto secondo me il primo tempo abbiamo giocato male, perché eravamo larghi in mezzo al campo, prendevamo troppe imbucate e eravamo costretti al rinculo. È vero che abbiamo rischiato solo una volta, però l'atteggiamento tattico non doveva essere quello. Dovevamo tenere meglio distanza e a prescindere dal vantaggio mi sono arrabbiato alla fine del primo tempo perché dovevamo correggere alcune situazioni che poi lo abbiamo fatto, siamo cresciuti, legittimando la vittoria con una prestazione sicuramente importante. E con delle opportunità per raddoppiare, anche per diciamo, quantomeno non soffrire, perché siamo stati bravi a non far entrare lo Spezia in area di rigore, tranne che sulle palle native. E il rigore all'ultimo lì magari ci ha messo un po' di pathos, anche se subito abbiamo preso il palo con Di Gaudio. Però ottimo secondo tempo, grande prestazione nella ripresa. Il primo tempo l'atteggiamento a livello anche tattico non è stato, a mio avviso, positivo. Lo abbiamo saputo correggere, è bene così. Speriamo di continuare così perché finché si fa un gol più dell'avversario va bene. L'importante è che questo processo di crescita si sta portando avanti, stiamo continuando, sono contento e niente, speriamo di continuare su questa falsariga senza montarci la testa che dopo i giovani se poco poco si allargano, dopo succede un macello, no? Quindi teniamo i piedi per terra, la testa sulle spalle e continuiamo a lavorare così che possiamo divertirci, ecco. È castorizzato il Carpi, io i gol l'ho sempre presi, ma l'ho sempre fatti, quindi a volte ne facciamo in più, a volte meno, l'importante è continuare a farne qualcuno in più. Prima di raccontarti i gol, comunque è stato da parte mia un primo tempo secondo me un po' di sofferenza, non riuscivo a trovare la posizione, ho sbagliato qualche appoggio di troppo, poi mi sono trovato sta palla vagante, cioè sta palla vagante, sta sponda di Geri, l'ho stoppata di sinistra, non ci ho pensato, ho scaricato un po' la rabbia per tutto quello che mi è successo, un po' la voglia di voler dimostrare, ma non alla gente, a me stesso che con un po' di convinzione in più posso andare al gol anch'io, nel senso che è una cosa che non faccio in maniera molto, non faccio spesso, ecco, quindi niente, è andata bene, sono felicissimo, non l'ho ancora rivisto tra l'altro, quindi me lo godrò tutto quanto. Guarda, può essere una svolta, è la quinta partita, dire svolta non lo so, però ci dà la certezza che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta, nel senso noi siamo una squadra di carattere, di grinta, di cuore, la tecnica per noi viene dopo, nel senso il palleggio, prima vanno messe tutte queste caratteristiche, perché il campionato di Serie B è così, non ti perdona niente, siamo venuti qua umili, anche non, forse non bellissimi da vedere nel primo tempo, però cosa vuoi fare a Spezia con questa squadra, con questo pubblico? Diciamo, non era forse l'unico tipo di partita che potevi fare. Poi siamo stati bravi e fortunati a trovare questo gol a fine primo tempo. Nel secondo l'abbiamo legittimato perché secondo me loro sono spariti e noi siamo saliti in cattedra. Sarò destinato in questo campo a fare sempre gol, però a parte quello sono veramente felice per la gara, per l'intensità, per la cattiveria, per tutto quello che abbiamo dimostrato e adesso ci godiamo questa bellissima vittoria e mercoledì ripartiamo. Beh, sicuramente abbiamo sofferto tanto nel primo tempo, poi con il gol allo scadere del mio amico che è riuscito a calciare di tibia, l'ha messa all'incrocio, ci ha fatto andare in spogliatoio più tranquilli e il secondo tempo abbiamo gestito molto meglio la gara. Non te lo so neanche a dire, guarda, però è stata una sofferenza enorme, però penso di essere entrato nel migliore dei modi.